Allora, proviamo adesso a percorrere questa prima zona dell'Hour of Code di Minecraft Edu, che consiste nel istruire la tartaruga robot che partirà da questa posizione, fargli percorrere questo sentiero, percorso verde, fargli oltrepassare questa zona grigia a cui noi non possiamo accedere perché è alta soltanto un blocco, ok? E fargli distruggere questi blocchi e arrivare nella zona numero 2. Allora, proviamo innanzitutto a leggere le istruzioni. Allora, qui a destra abbiamo queste informazioni. Prendi dal baule il telecomando per impartire istruzioni al robot tartaruga, posizionalo tra le tue mani e premi il tasto destro per attivarlo. E i ragazzi leggono questo cartello e diciamo hanno indicazioni su come interagire con la tartaruga. Noi abbiamo fatto un tutorial apposito. E ho aggiunto quest'altro blocco di informazioni per dare gli obiettivi di questa prima zona. Nella zona 1 l'obiettivo è quello di scrivere un programma che conduca il robot tartaruga giusto di fronte all'ingresso dei blocchi grigi, dove invece da lì in poi dovrai utilizzare la visuale direttamente dalla tartaruga e procedere senza necessariamente creare un programma risolutivo. Punto. Uscito dal tunnel grigio, leggi le istruzioni seguenti. Allora, prima cosa dobbiamo riuscire a far uscire la tartaruga da questa zona. Poi leggeremo queste altre istruzioni. Prova ad impartire comandi al robot tartaruga affinché riesca a rimuovere i blocchi davanti al suo percorso. Ok, e dovrebbe uscire da quest'altro tunnel. Allora, proviamo ad agganciarci alla nostra tartaruga. Prima la dobbiamo far comparire. Tasto destro su questo pulsante, ecco la nostra tartaruga. Prendiamo il telecomando che credo di aver utilizzato di recente, quindi non c'è. Me lo concedo, mi metto in modalità costruzione, inventario, remote control. Ovviamente una volta che salverò e rilascerò il mondo dell'Hour Code, avremo tutti i nostri remote turtle control nel posto giusto. Allora, mi tolgo dalla modalità costruzione o sto interagendo con la tartaruga. Allora, prima cosa bisogna farla girare a destra e a sinistra, altrimenti va in errore. Okay, quindi destra, ok, la tartaruga si muove. Questi abbiamo detto sono i suoi occhi. E quel cartello che avevamo letto qui a destra ci diceva che a un certo punto, quando arriviamo in questa zona, dobbiamo metterci in modalità di visione dal punto di vista della tartaruga. Ok? E così faremo. Adesso io mi posizionerei qui a fianco e comincerei a dare alcune istruzioni alla nostra tartaruga. Allora, vediamo cosa deve fare. Sicuramente deve fare un passo in avanti, due, tre, quattro passi in avanti. Quindi 0, mi connetto alla tartaruga e gli diciamo: o trasciniamo questi pulsanti 1, oppure clicchiamo qui, li aggiungiamo, oppure con il tasto di tabulazione ci vengono date le varie opzioni. Allora, come già spiegato, la nostra tartaruga legge da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, quindi queste zone gialle sono dove noi potremmo, diciamo, inserire la nostra successiva istruzione. Ovviamente dobbiamo darla opportuna, perché in questo caso sappiamo che dobbiamo andare avanti per la quarta volta. Usciamo, quindi 1, 2, 3, 4, poi deve girare a destra, ok? Allora mi riconnetto alla tartaruga e girare a destra è questo blocco.
Questo blocco ovviamente non possiamo metterlo qua perché diversamente farebbe un passo in avanti, il secondo, il terzo e poi girerebbe a destra perché la precedenza è da sinistra verso destra. Quindi questo blocco di rotazione verso destra o lo mettiamo in questa posizione o in quest'altra. Ok, adesso rimaniamo sempre sulla stessa linea così non creiamo confusione, ma era soltanto per raccontarvi questa possibilità. Diamo un nome a questa funzione che stiamo creando e chiamiamolo percorso. Percorso. Allora, vediamo a questo punto dove siamo arrivati. Eseguiamo il programma 1, 2, 3, 4, gira a destra. Ok, questo pulsante adesso è abilitato perché cliccando semplicemente annulla l'esecuzione. L'ultima esecuzione e quindi ci permette di far riposizionare la nostra tartaruga all'inizio del suo percorso e invece a noi di continuare con la programmazione. Quindi siamo qui e stiamo guardando verso questo muretto, quindi dobbiamo fare uno, due passi e poi girare a sinistra. Allora, avanti, avanti e girare a sinistra. E verifichiamo che ciò sia esatto. 1, 2, 3, 4, giro a destra, 1, 2, giro a sinistra. Poi quindi annullo. E due passi avanti e poi rotazione a sinistra. 1, 2 passi avanti e rotazione a sinistra. Vediamo che è quello che desideriamo far fare alla nostra tartaruga sinistra. Ok, a questo punto annulliamo l'ultima esecuzione. Io vado a contare le caselle perché da qui non le riesco a vedere, quindi sono una, due, tre, quattro. Rotazione a destra, mettiamoci in così. Ok, 4, rotazione a destra, quindi connettiamoci, tasto destro, ho premuto il tasto 0. Quindi era 4 volte in avanti, quindi è 1, 2, 3, 4 e poi rotazione a destra. Mettiamoci in modalità di programmazione, eseguiamo il programma, vediamo che la nostra tartaruga avanza lungo il percorso verde e poi ruota a destra. Perfetto, annulliamo così torna al punto di partenza, quindi è 1, 2 avanti e rotazione a destra. E 1, 2 avanti, rotazione a destra, 1, 2 avanti, rotazione a sinistra. Quindi 0, programmazione. Qui 1, 2 avanti, rotazione a destra, 1 e 2 in avanti, rotazione a sinistra. Saremmo arrivati a questo punto 1 e 2 e 3, credo, 3 e poi ci fermiamo. Quindi vediamo se riusciamo a visionare il tutto. Quindi è mi connetto alla tartaruga. Dopo questo è 1, 2, 3 e ci fermiamo. Adesso vediamo se siamo stati in gamba. La nostra tartaruga avanza inesorabilmente lungo il percorso verde. Ok, siamo stati in gamba. 1, 2, 3, si dovrebbe fermare. Perfetto. A questo punto ritorno a leggere queste istruzioni, me lo ricordo, però insomma, vediamolo insieme. All'ingresso dei blocchi, dove invece da lì in poi dovrai utilizzare la visuale direttamente dalla tartaruga e procedere senza necessariamente creare un programma risolutivo. Uscito dal tunnel, leggi le istruzioni seguenti. Ok, allora noi rimaniamo distanti da questa posizione. Tasto 0, mi connetto alla tartaruga e vado in modalità di visualizzazione dalla visuale appunto della tartaruga. Io sono laggiù. Allora, e andiamo a mano senza dover necessariamente programmare, quindi io avanzo di 1, avanzo di 1, giro a sinistra, avanzo di 1, avanzo, avanzo, giro a destra, avanzo di 1, avanzo di 1, giro a destra,
avanzo, avanzo, rotazione a sinistra, avanzo e dovrei essere fuori dal tunnel. Adesso avviciniamoci ai blocchi che dovremo rompere. Raggiungiamo il nostro personaggio e adesso dovremo istruire la tartaruga affinché rompa questi blocchi. Allora, io preferisco contarli, quindi sono 1, 2, 3, 4 e credo siano 5, quindi deve. La tartaruga rompe tutto ciò che ha di fronte, quindi per esempio se io adesso dovessi fare 0 e gli dico di rompere, va in errore perché davanti a lei non ha alcun blocco. E allora, programmiamo la nostra tartaruga, gli diciamo, fermiamo l'esecuzione, facciamo un altro programma, piccone lo chiamiamo, e gli diciamo, avanza di una volta, poi gli diciamo usa il piccone. In questo caso gli diciamo di mettiamo questo blocco perché questo blocco significa rompere il blocco che ha esattamente di fronte. Questo sarebbe rompi il blocco che hai sopra la tua testa e questo indica la possibilità di rompere il blocco che la tartaruga ha sotto le zampe. Quindi a noi ci interessa questo. E blocchiamo e uno, ed erano 5 mi sembra, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 5. E però, ok, lo lascio, perfetto. Cosa deve fare la tartaruga però? Non può romperli così, deve anche avanzare e così dovremmo essere usciti fuori dal tunnel. Allora, avanza, rompi, avanza, rompi, avanza, rompi. Secondo me funziona. Sono 1, 2, 3, 4, 5. E io direi di metterci in visuale della tartaruga e di eseguire il programma. Vediamo cosa fa. Rompe, rompe, avanza, rompe, avanza, rompe, avanza. Ok, mancava un blocco di avanzamento perché in effetti l'ultimo blocco, questo, dava la possibilità di avanzare rispetto alla posizione al blocco rotto, ma non poi di uscire dal tunnel. Allora, torniamo in modalità giocatore. Adesso anche noi possiamo passare qui. Saremmo potuti passare se la tartaruga avanzava leggermente, cosa che abbiamo fatto adesso, quindi anche noi adesso siamo in quest'altra zona. Io direi di interrompere questo video tutorial e poi riprenderemo con l'esame di quest'altra parte.